lama grondava dalle rocce. E il tenente Irving fu ucciso in quel modo. Non era più umano. Queste persone non saranno mai i nostri amici, saranno i nostri assassini. Se non cambiamo rotta, ora. Taser mi ha riferito di aver sentito dal dottor McDonald che i Netzilik vivono in gruppi che vanno da 20 fino a 50 famiglie. Il che equivale, diciamo, a un centinaio di uomini che in questo momento potrebbero marciare verso di noi. Personalmente non sono un buon tiratore, ma se lo fossi... Signor Ricky, il capitano vuole parlare con lei. Stavo andando da lui, Jobson. E gli devo parlare subito. Non dimentichi i suoi abiti, signor Ricky. Le serviranno. Tornerà là. Il dottor Guzer e Lady Silence verranno con noi. Potrebbero notare qualcosa che a me sfugge. C'è nient'altro? Signore, ho bisogno di sgranchirmi un po', visto che mi farà camminare per 800 miglia. Mi perdoni se insisto, signore, ma daremo una mano ai fatti di Marina o no? Vogliono stabilire un perimetro, con noi o senza di loro. Siamo noi, Edward. Glielo ricordi. Di al sergente tutti gli occhi che desidera, finché la nebbia lontana faccia preparare dall'armeria dei kit da viaggio, ma senza armare altri uomini. Sì. Non ricorda di aver frustato degli uomini durante la spedizione. Francis. Dovrebbe andare. La guardia mattutina è già iniziata. Tenente, uomini pronti nel caso in cui il signor Ricky dovesse dire la verità, ma li calmi nel caso mentisse. Signor Devo, riposo. Torneremo per la guardia pomeridiana se avrà bisogno di più volontari. Le armi. Per un po' dovrebbe usare delle muffole invece dei guanti da lavoro, se riesce a sopportarle. Le muffole. Ho un unguento più delicato che può tenere anche tutto il giorno. A freddo, signor Collins. Lo lascia agire. Qualche minuto tornerò a rimuovere quello in eccesso. Il dottor Guzer è qui. Stanno per assalirci, secondo lei. La reazione dei capitani mi suggerisce che le cose non stanno così. La paura mi suggerisce altro. Abbiamo troppa paura, John. A parte il mal di testa e i denti, ha notato qualche altra cosa? Dei lividi, soprattutto. Li ho in punti in cui non ricordo di aver preso dei colpi, ma non fanno male. Può farmene vedere uno. Sarò da lei fra un momento, signor Collins. Quanti pensa di averne di questi? Più di una decina. Harry, faccia attenzione a ciò che le dico. Non ha un decorso rapido e la si può fermare in un giorno. I primi segni sono questi. È nella fase iniziale.
Crozier non invierebbe le squadre a caccia se non lo ritenesse necessario. No, non lo farebbe. Sappia che sono qui. C'è anche il dottor Gutser. E quando sarà tornato potrà venire a farsi rassicurare anche da lui. L'eschimese in che direzione è scappato, signori Key? Thomas! È carne di foca. Signori! Signori Key! Mi mostri dove sono stati uccisi il tenente Irving e il signor Farr, prego. Se io fossi loro, cercherei di rimanermene nascosto a un miglio, a sud di qui, aspettando che il tempo peggiori ancora. Sarei felice di avere un fucile, se dovessi essere fatto a pezzi. Voglio poter combattere e uccidere quelli che hanno intenzione di uccidermi. Avete sentito qualcosa nella nebbia? Non ancora. Io sì. Io sì, signore. Infatti stavo per suonare l'allarme. Ma lei è appena arrivato. Tipo pattini, forse indossati sotto le calzature. È un fischio, direi a un quarto di miglio più o meno. Difficile stabilirlo. Con questa nebbia possiamo contare solo sul nostro udito. Di là, da quella parte. Ha sentito il fischio anche lei? C'è ancora, sergente. All'inferno.
sa cosa voglio chiederle e so che non è corretto domandarlo a un altro ufficiale che neanche era presente. Possiamo contare su istinto e preparazione. E se le dicono di procedere con ciò che ha ordinato, lei può stare tranquilla. Una parente di mia madre aveva sposato un uomo del Texas. Nel 38 lo raggiunse in una città chiamata Victoria. Una mattina la donna trovò 600 urlanti comanci davanti alla sua casa, senza preavviso. Da quello che dissero, la brava donna riuscì a nascondere tutti i figli tranne uno sotto la casa prima di essere catturata. Un ranger la rinvenne su un albero. 6 giorni dopo, con le gonne strappate e la testa aperta in due fino alla base delle spalle, la città fu bruciata, come molte altre le settimane successive. L'altro figlio non fu mai trovato. Gli indiani ammazzano i bambini. Il capitano lo mandi all'armeria, immediatamente! Fate largo, state indietro! Fermatevi, state tutti indietro! Dov'è il comandante Fitzjames? Non l'ho visto, signore. Quindi non è stato lui a dare l'ordine? Non c'è stato nessun ordine. Attaccheranno, si stanno preparando ad attaccarci approfittando della nebbia, signore. I miei uomini li sentono. Lei permetterà questo? Non sappiamo quanti sono e non abbiamo familiarità con le loro tattiche. La polvere da sparo è il nostro unico vantaggio. Questo accampamento non è fornito del minimo tipo di protezione. La ragazza eschimese potrebbe aver segnalato alla sua gente cosa stiamo facendo. Se venissero, ci spazzerebbero via tutti, come fa il vento. Gradirebbe dare l'ordine, signore. È il momento, signore. Signor Armitage, non si limiti sul giornale di bordo. Voglio un rapporto completo di tutto ciò che sta succedendo. Forza, in piedi! Assicuro.
parlerò con gli uomini, così non avrai nulla da temere. Noi te lo dobbiamo. Io te lo devo. Vorrei che venissi in Inghilterra per vederlo tu stessa. Là non siamo come siamo qui. Là le persone sono buone, dico davvero, credimi. Mamma mia, no. Le seguenti persone devono essere armate, oltre a voi due. Il signor DeVoe, Golding, Orr, il signor Thompson, il signor Crisp, il signor Kelly e il signor Cruz. Quando partiremo, prenderemo una barca con i barboni. Benson, scopra qual è la più leggera e si assicuri che ci siano viveri e equipaggiamento. Forse non avremo più contatti con questo gruppo. Perciò, se andiamo, dobbiamo avere tutto ciò che ci serve. Sai come leggere carte e mappe. Quanto costa? Trova un pretesto ed entra nella tenda dei comandanti. Procurati delle carte che mostrino dove sono bloccate le navi e anche dove è il Great Slave Lake. Brucia tutte le altre. Avete davanti a voi una lunga vita per ripensare a questa durissima giornata. Ora è tempo di agire. Agire bene. Motivato. La nebbia mi ha fatto cambiare idea, signore. Io ho creduto che avrebbe fatto lo stesso. Spettava decidere al capitano FitzJames. Perché non l'avete coinvolto? Non c'è stato tempo, signore. Si sentivano cose. Degli uomini sentivano cose nella nebbia. Quali uomini? Lei era fra loro. Lei ha preso la decisione migliore per il problema che pensava di avere. Peccato che fossero solo supposizioni che ci hanno causato un ben peggiore problema. Non era un'immaginaria invasione esterna, ma piuttosto una sedizione interna. Se il signor Hickey ha ucciso il tenente Irving e il signor Farr, come comincio a sospettare, non l'ha fatto come passatempo. Ancora non sappiamo chi cospira con lui, ma non c'è alcun dubbio riguardo a ciò che vogliono. Contro di lui, che prove abbiamo? Vorrei che lei aprisse lo stomaco di Irving. Certo. Carne di foca, signore. Semidigerita. L'hanno nutrito. Sì che l'hanno nutrito. Questo conferma che la versione dei fatti del signor Hickey è contraddittoria ed è la prova senza equivoci di una menzogna che ha provocato ben 7 morti, tra i quali una bambina e un nostro ufficiale. Era solo col signor Farr. Il tenente sarà tornato per dirgli della carne. Oxon, lei intende confermare? Oh mio Dio. Sì. Confermo. Prendete 3 fatti e arrestate il signorino. No, non i fatti, signore. È stato il sergente Dozer ad armare gli uomini, in verità. Io ho dato l'ordine basandomi sulla sua storia. Mi sembrava sensato, non so come scusarmi, signore.
scegliete uomini di vostra fiducia. Promuoveteli. Setacciate il campo. Disarmate chiunque non sia perlomeno un sottufficiale, inclusi i fanti di marina. E pretendo un ufficiale a guardia dell'armeria. Debo. Arrestate il signor Tozer e il signor Ichi. Fatelo nello stesso momento. Portatemeli. Ci sarà una corte marziale. Vi trovate dei carpentieri. Carpentieri, signore. Per un patibolo. Mamma mia. Farò in fretta, signor Bridges. Prego che finisca presto. Chi ha chiesto la peruviana, signor Bridges? E alquanto forte? Non l'ho ancora somministrata a nessuno. Di che si tratta? Cocaina e vino. Perché hanno arrestato il sergente Tozer? Lei è fortunato che non le abbia ancora sparato. La sua mira è un po' migliorata, Jobs. Sparo a ciò che mangio sin da quando ero bambino. La mia mira è ottima, signore. Sparo a falchi più piccoli di lei. Abbandonando le navi, ho garantito a tutti voi due cose. La prima è che i soccorsi erano in arrivo, da Fort Resolution, con il tenente Ferolme e la squadra che ho inviato l'estate scorsa. Ora sappiamo che quegli uomini sono morti. Li ho trovati io, ero di guardia, e il capitano Crozier mi ha fatto giurare di non dire nulla. E lei mi ha tradito, faccia silenzio, potrà parlare dopo. Il sergente Tozer e il signor Morfin hanno scoperto ciò due giorni fa, come solo alcuni di voi già sanno. Ho deciso di tacere. È stata una mia decisione, la prenderei di nuovo, non per ingannarvi, ma per farvi mantenere il controllo. Però ora sappiamo, ora tutti noi sappiamo che nessuno verrà mai a cercarci. Dobbiamo cercare di cavarcela con le nostre forze. Non so quale fosse il piano che il signor Ichi aveva escogitato, però so che non vi includeva tutti. E chi di voi sarebbe andato con lui, vi posso assicurare che sarebbe stato bruciato come carbone. Lui vi avrebbe mentito e spremuto fino allo stremo. E adesso vi dirò come lo so. Signor Deagle, prego, apra queste sacche e dica agli uomini cosa contengono. È carne fresca, signore. Più forte, si faccia sentire. È carne fresca. Che tipo di carne? Di foca, signore.
Grazie. L'altra promessa che vi ho fatto era che una volta incontrati i Netzilik, questi ci avrebbero aiutati. Il tenente Irving li ha trovati. E sapete che cosa gli hanno fatto? Dottor Gutzer, le dispiace? Lo hanno nutrito. Cosa? Lo hanno nutrito. A farlo a pezzi e sfigurarlo è stato il signor Icky. Non sono stati Netzilik a tagliargli i genitali e a fargli 23 buchi nei polmoni con un coltello da barca. È stato il signor Icky. Non erano feroci combattenti, quegli eschimesi. Sembravano una famiglia piuttosto. 4 uomini, una donna anziana e una bambina. Molto piccola. Il signor Icky vi ha mentito. Il signor Icky ha mentito a tutti voi perché voleva farvi dubitare della mia capacità di comando. E per fare questo era anche pronto a mettere in gioco le vite di tutti voi. Ora condivideremo questa carne, dottor Gutzer. Una fonte di aiuto è venuta a mancare. Ne troveremo un'altra senza dubbio. Ma non se avremo intorno infidi cani come questi. Ascoltatemi. Non mi faranno piacere queste morti. Ho intenzione di riportare a casa ognuno di voi, uomini. E se non potrò con questi due, sarò ancora più determinato a riportare a casa tutti voi. E ora, prima che il signor Icky dica le sue ultime parole, ho un'ulteriore richiesta per alcuni di voi. Mi servono dei volontari per tirare il cappio. Venite voi due. Un'altra delle sue recenti defezioni. L'11 giugno dello scorso anno, il giorno in cui Sir John fu ucciso, accadde qualcos'altro. Crozier escogitò un piano. In segreto. Per fuggire, sì. Senza di voi. Sono innumerevoli i pensieri che preoccupano, che affollano la mente di un capitano. Ma abbandonare la sua nave e i suoi uomini non dovrebbe essere fra questi. Non di meno io presento le mie... Avanti, capitano, la finisca lei. Che cos'è? Con le palle di Nettuno, vengo con lei!
Silenzio, presta ascolto. Sto facendo per una cara amica e sono convinto che siate tutti d'accordo con me sul fatto che non esiste cosa più sacra al mondo di un amico nel momento del bisogno. Nel mio caso si tratta della stimatissima Lady Jane Franklin, che desidera rivolgersi a voi viste le impellenti circostanze. La ringrazio, signor Dickens. Senza dubbio molti di voi saranno già venuti a conoscenza dell'inspiegabile mistero che ha cominciato ad avvolgere la spedizione di mio marito nell'Artico. Sappiamo che l'ammiragliato sta facendo tutto il possibile, ma l'urgenza di ritrovare mio marito e i suoi uomini nella sconfinata vastità di quel territorio ghiacciato in cui si sono persi mi ha condotto qui, da voi.
So già che molti di voi sono mecenati generosi di fondazioni benefiche e artistiche. Mi chiedo se riuscirò a convincervi a finanziare stavolta non un'altra associazione culturale, quanto piuttosto una piccola imbarcazione, un catch, equipaggiato per poter avventurarsi nello stesso territorio nel quale mio marito insieme ad altri, in tutto più di 100 uomini, hanno coraggiosamente navigato. E sono scomparsi. Io rimango dell'idea, e ne sono convinta, che Sir John e i suoi eroi perduti verranno presto ritrovati dalla nostra grande e intrepida missione di soccorso. Ora, chi di voi, brave persone, desidera vedere anche il suo nome comparire nell'elenco dei mecenati? Stavo per iniziare a tirarlo per i piedi. Vuoi che ti dia una mano? Volevo solo vedere se lo riconoscevo, se si trattava di un amico. Ehi. Tanto ormai non cambierà più niente per lui. È il signor Hani, il carpentiere. Riconosco il suo fazzoletto. Tutto bene, ragazzo? Sì, signore. Francis, non possiamo seppellire tutti. Ci sono già 32 morti e contiamo anche 23 dispersi, incluso il tenente Hudson. Stiamo scrutando in ogni direzione. Può darsi che uno o due uomini fuggiti nella nebbia riescano a tornare come fece il mozzo sulla nave. Capisco. Notizie del dottor Gutzer? No. Non avrebbe seguito quegli uomini di sua spontanea volontà. Lei pensa che quest'uomo si possa salvare, signor Bridgens? Se il soldato Eder è rimasto mistero per i medici, non ho speranza di venirne a capo. Lei come spiegherebbe una simile condizione? Sono ferite molto diverse dalle altre. Mi viene in mente un esempio. Immagini un diario. Una volta rimosse le annotazioni, resta il libro, giusto? Ma le pagine sono vuote. Siamo salpati da Green Knight 3 anni fa. Ricordo che avevamo 133 uomini. Chi poteva immaginare che ci avrebbe colpito tanto dolore? Non resta altro che accettarlo e portarlo con noi. Porteremo a casa i nomi dei nostri defunti, così che i loro cari trovino consolazione sapendo che l'amicizia e il coraggio li hanno accompagnati fino alla fine. E ora ripetete con me, uomini. A sud! A sud! Marceremo verso sud. Prepararsi alla partenza, marinai! Bruci i cadaveri, Thomas. Nell'ultimo viaggio stiamo al caldo. Le provviste che non possiamo trasportare? La banda di Icky non aspetta altro che saccheggiare il campo. Molti uomini con lui sono stati spinti dalla paura. Vorrei che avessero la possibilità di sopravvivere. Potremmo incontrarli ancora. E se accadrà, vorrei che facessero una scelta diversa. Lasciamo le provviste ben accatastate, come offerta. Che gli uomini di Icky sappiano che l'abbiamo fatto apposta. Li ama più di Dio stesso. Avanti in marcia! Forza!
Uomini! Mi sentite? Ehi! James. Le chiedo scusa. Ma che cosa dice? Sinceramente non so come riuscisse a camminare, è un vero mistero. È pieno di buchi, James. Quel colpo era stato sparato 6 anni fa. Finirà per uccidermi. Se non lo farà, sarà libero di raccontare ancora la storia del cecchino cinese a cui tiene tanto. Bridges le ha fasciato le ferite. Crede di poter fare delle medicazioni che le terranno chiuse finché non guariranno di nuovo. C'è tempo, no? C'è tempo. So a cosa pensa, tenente. Stavo ripensando a una festa di matrimonio. Servivano prosciutto americano della Virginia. Non ho assaggiato niente di meglio. Avevo quasi indovinato. Secondo lei a cosa pensavo? Tutti noi abbiamo mangiato queste scatolette misteriose per diversi anni, senza sapere cosa contenessero. Cotoletta di vitello al pomodoro. Che ci sarà dentro, in realtà? Pezzi di kebab? Carne di cane? Che importanza ha? Nessuna. Resta il fatto che eravamo disposti a mangiarle per soddisfare i nostri bisogni. Ha ragione o no? Thank you.
nostri bisogni sono cambiati. Dovremmo domandarci cosa saremmo disposti a mangiare adesso. Come va, Billy? Credo che le ginocchia siano... Potrà trainare domani? Ne sarei molto sorpreso. Ce la faccio. Ce la faccio. Ehi, tranquillo. Sta calmo, Billy. Non ti devi preoccupare. Vedrai che risolveremo questa faccenda. Come sempre. Al posto suo neanch'io lo farei, dottore. Cosa, signor Gibson? Consolarci. Nessuno di noi siamo... Squadre di cacciatori ogni giorno.
Quello che sta suggerendo equivale a una condanna a morte per quegli uomini. Forse, per alcuni sì. Ma non per tutti. Come ha detto lei, capitano, il nostro viaggio è ancora lungo. Gli uomini stanno esaurendo le forze. E sanno perché. È un ragionamento logico. E non intendo biasimare nessuno per averlo espresso. Ma ora voglio che sia inequivocabilmente chiaro che noi non faremo niente del genere. Se fossimo costretti a lasciare indietro qualcosa con la prospettiva di tornare a riprenderla successivamente, saranno gli oggetti, non le persone. Preferisco lasciare qui le nostre tende e dormire in due in un sacco, come gli orfani che ormai siamo, che abbandonare un uomo ad affrontare da solo la morte. E non parlo solamente di James. Vi assicuro che lo farei per tutti voi, non abbandonerei nessuno. A misura. Some of it too. I'm in the hospital. Purtroppo i sali e la canfora non hanno più effetto. Spasmi, i muscoli si sono irrigiditi. Francis, la prego, mi aiuti. Mi aiuti. Mi aiuti. È questo che vuole, James. È sicuro?
Qualche parola, signore. Ho celebrato un servizio funebre ieri solo per noi due. Lasci che gli altri preghino per lui se vogliono. Dovrete nascondere bene il corpo. Che diventi invisibile. Non voglio che qualche animale lo divori. Sì, signore. Se fossimo stati più svelti, io Chambers, avremmo potuto sparargli. Quanto era distante dal campo? Non più di un miglio, signore. In direzione ovest. Eravamo sotto vento. Ci sta seguendo. O almeno, prova a farlo. Tenete lì, tol, raduni gli uomini e lavoreremo una strategia. Sì, signore. Marceremo più in alto, mantenendo i malati al centro. E l'affronteremo con tutte le armi che abbiamo. Avrei una strategia, Francis. La tirerò di nuovo tra i ghiacci, mentre voi tagliate verso l'entroterra. Non è possibile. Invece direi di sì, puzzo come un carico di pesce marzo. Non le permetterò di fare una cosa del genere. Non voglio dire addio a due amici nello stesso giorno. Detto tra noi! Francis, io sono già spacciato. Se dovrà viaggiare su una maledetta barca, ce la metterò io con le mie mani. Il signor Wicks può fargliene un'altra. Stavolta dovremmo amputarla molto più in alto. E temo che non servirà a molto. Perché vuole costringere me o il signor Bridges ad affrontare tutto questo? Maledizione, avrebbe dovuto dirmelo. L'ho tenuta pulita, nessuno avrebbe saputo fare di meglio. Cristo santo. Francis, sappiamo tutte e due cosa mi aspetta. Sia onesto con me e lo ammetta.
Oh, dai. Così verticale, porca. Oh, sì. Sono fermati a circa 6 miglia da qui. C'è anche il nostro amico da loro. Stanno piantando le tende. Vorranno restare lì per un po'. Allora campiamoci qui. Nel mezzo di quest'altura.